la vista dal nostro terrazzo che non vedremo mai più. L'ultimo weekend di 5 ragazzi che hanno condiviso un appartamento nel momento acerbo e più meraviglioso forse della vita, quello dove puoi sbagliare ancora e quindi fai le feste più folli, ti innamori della persona sbagliata, fai le cavolate più surreali e che però a un certo punto questo tempo finisce. Sta di fatto che devono ridare le chiavi al padrone di casa e poi ognuno andrà per la sua strada. Un esame che si passava tutto bene, la festicciola, il cin cin, fuori di qui altro che... Il film in realtà nasce perché l'Università di Pisa ci ha chiamato 2 anni fa a fare un documentario sull'Ateneo. Quello che è venuto fuori erano tante di queste storie, aneddoti, anche buffi, divertenti, ma anche un sentimento. C'era una grande consapevolezza del fatto che il futuro, oddio, cosa faremo, il lavoro, eccetera, eccetera. Ma allo stesso tempo una determinazione, una voglia di non arrendersi. Il nucleo fondamentale era la capacità, in qualche modo, di resilienza, cioè di affrontare difficoltà e superarle, no? Si chiamava l'uva migliore perché un ragazzo che faceva agraria e enologia ci aveva detto: io la prima cosa che ho imparato è che l'uva migliore è quella che ha passato delle difficoltà, che in qualche modo ha sofferto. Lo sai quanto ci tengo a questo posto? Me l'ha dovuto scrivere il Cioni che lasciavate la casa. Non so, sarebbe stato bello invecchiare insieme. È un film fatto grazie agli amici. La nostra formula è stata: ognuno di noi non prende soldi, ma il suo lavoro diventa una percentuale di possibili utili del film. Questo non è lavorare a gratis, ma manco essere remunerati, quindi non credo possa essere un modello. Di sicuro ci sono dei momenti nella vita di ognuno che questo modo di fare le cose può veramente diventare fondamentale. Per me è stato veramente fondamentale fare questo film e farlo così. Beh, dai, magari fa qualche mese io torno. Ma qua torni te con Marco, Nepal, Cina. È più probabile prenda l'aereo io e venga da te. Allora vai, no? I 5 attori, siccome noi ovviamente non potevamo pagargli un hotel, allora gli ho detto: ragazzi, secondo me sarebbe bello se voi abitaste tutti e 5 durante le prove e quando giriamo nella casa che è dei vostri personaggi, perché così diventate veramente amici, diventate veramente coinquilini. E infatti così è successo, e quindi sono diventati coinquilini in tutto il modo, cioè sia nell'amore sia nel: oh, è 3 ore sei nel cesso, esci perché dovrei entrare anch'io, o hai fatto la pasta scotta. E così un po' tutta la troupe. Quindi dopo un po', essendo anche una troupe così piccola e così garibaldina, ci siamo veramente ritrovati ad essere tutti amici. Allora facciamo così, ognuno per la propria strada? Ognuno per la sua strada. Allora vaffanculo. Vaffanculo. Noi siamo un film che dal low budget è riuscito a concedersi dei lussi che nemmeno i film da 8 milioni di euro, nel senso che io ho montato con 2 montatori, anziché uno, proprio perché gli dicevo: ragazzi, siccome vi posso pagare, se poi viene un lavoro, uno deve andare. E quindi ho montato con Paolo Landolfi e Davide Vizzini e mi sono trovato tra l'altro molto bene a lavorare con 2 montatori. Ognuno faceva una scena e poi fondamentalmente ne parlavamo tutti e 3 insieme e magari se la rimbalzavano e l'altro rilavorava su quell'altra. Meraviglioso, ma infatti io vorrei continuare così. E poi l'altro lusso che ci siamo dati è che un giorno con tutti gli amici del Kino, per tornare appunto a bomba sul tema del film, abbiamo organizzato un focus group, nel senso che abbiamo fatto una proiezione con un premontato giù nella sala e con tutti gli amici del Kino che sono venuti e gli abbiamo dato dei questionari per rispondere sul montato, cosa gli piaceva e cosa no. E siccome sono particolarmente anche cacacazzi qui al Kino, cioè si può dire, sono gente del settore che quindi sa molto bene e sa anche distinguere bene gli errori, eravamo molto tesi, devo dire. È stata forse la proiezione, manco a Roma sono stato così teso. E quindi ci ha fatto cambiare delle cose, ma mi ha fatto anche diventare sicuro su altro. Direi che ci sono stati un paio di cose fondamentali per me. La prima era appunto la macchina a mano. La seconda, che abbiamo cercato molto, era di girare molto al tramonto e all'alba. E poi ci sono 2 o 3 connotazioni, secondo me, importanti del film. Una è la casa, e lì abbiamo avuto culo, semplicemente. Nel senso che abbiamo trovato
una casa che era ottima perché era molto movimentata, aveva due piani, aveva questo piano con questo strano soppalco da cui abbiamo potuto fare i plongée, aveva due terrazze uno sopra l'altra, cioè aveva in sé una sorta di personalità. E cosa si fa? Ci si arrende? La cosa buona di tutto sto film è che in tutti i momenti del film noi ci abbiamo provato fino in fondo. Poi, per ora, io devo dire che comunque il film, per tutti quelli che ci hanno lavorato, per gli attori, per i montatori, per la sceneggiatrice, per tutti, anche per me come regista, è comunque un successo. Quindi noi l'abbiamo portato a casa. Quel tipo lì di remunerazione è arrivata e quindi siamo a posto. Quindi rischiamola fino in fondo. Io ho sempre pensato, è un po' un go big or go home, no? Io comunque a home ci sto di molto bene, quindi cioè per me al limite si resta a casa e stiamo bene, stiamo a posto, capito?